nella selvaggia natura dell'Ontario. Mentre il sole di fine estate riscalda un accampamento in riva a un lago, due campeggiatori ingaggiano una lotta per la propria vita. E non sono i soli. Nella stessa area, altri si trovano ad affrontare una prova terribile e inaspettata. L'aggressione di un orso nero. Ma cosa ha reso questo animale solitamente pacifico così aggressivo? E perché ora? Ci vorrà una squadra di esperti per risolvere questo inquietante mistero. Seguiranno le piste. Sveleranno i segreti. E troveranno una strana e spaventosa serie di indizi. E alla fine scopriranno chi è il cacciatore e chi la preda. Alla fine dell'estate, una coppia di sposi, Mark Jordan e Jacqueline Perry, si rifugiano nella quiete della natura canadese per una settimana di campeggio. Lei è un promettente medico, lui un informatico. Entrambi amano la vita all'aria aperta e non sono nuovi alle meraviglie della natura più selvaggia. La coppia fa questa gita ogni anno. È un'occasione per rilassarsi e dimenticare lo stress della vita in città. Si trovano nel parco provinciale di Missinaibi, nell'Ontario. È un luogo remoto, con 200 km di costa frastagliata e nessuna strada. L'unico accesso a queste aree, ideali per il campeggio, è in barca. Due giorni dopo il loro arrivo, il sole di settembre indugia, basso, nel cielo pomeridiano. Jacqueline è vicina al tavolo, mentre Mark entra in tenda per cambiarsi i vestiti. Improvvisamente, alle loro spalle, emerge un'ombra dalla macchia e si dirige verso Jacqueline. È un orso nero. Mark urla a sua moglie. Jack, attenta, un orso! Ma è troppo tardi. L'aggressore attacca e la donna si ritrova a lottare per la vita. Quando un orso attacca, di solito è un grizzly. Questi giganti del peso di 350 kg sono responsabili dell'80% degli attacchi contro l'uomo. Al contrario, gli attacchi da parte di orsi neri sono estremamente rari. Gli orsi neri sono creature timide che spesso si tengono a distanza dall'uomo. Dal 1991, oltre 120 milioni di persone hanno visitato i parchi provinciali del Canada. In questo arco di tempo non si è registrato nessun attacco letale da parte di orsi neri. E in questo parco dell'Ontario in particolare, non si era mai verificato un attacco. Fino ad ora. Accorrendo in difesa di Jacqueline, Mark afferra l'orso per il collo e cerca di allontanarlo. Jacqueline prova a fuggire, ma crolla a terra.
Con un fulmineo morso al collo, l'orso si scrolla di dosso Mark. Mark è frastornato, ma non ancora sconfitto. L'orso rivolge di nuovo la sua attenzione a Jacqueline. Mark afferra l'unica arma che ha, un coltello a serramanico, e si frappone fra l'orso e sua moglie. Uomo e bestia si fronteggiano, studiandosi a vicenda. Un orso, dotato di armi micidiali, è un avversario imbattibile per un uomo armato di un semplice coltello. Un orso nero adulto può misurare quasi 2 metri e pesare 225 kg. La sua forza bruta gli permette di catturare grosse prede. Gli artigli, affilati come rasoi, sono fatti per trattenere la preda, mentre i canini, che urlano le possenti mascelle, infliggono un morso letale che frantuma le ossa. Determinato a salvare Jacqueline, coraggiosamente Mark si scaglia contro la belva impugnando il coltello. Combattono per diversi minuti e Mark pugnala l'orso più volte. La volontà di vivere di Mark supera la combattività del plantigrado. E sorprendentemente l'orso arretra. Mark raccoglie il corpo esanime di sua moglie. Ma la loro disavventura non è ancora finita. Dopo un momento di esitazione, l'orso li attacca di nuovo. Perché questo animale notoriamente timido ha attaccato 2 umani? Probabilmente questo sarebbe stato considerato un incidente isolato, se nello stesso parco non se ne fosse verificato uno simile 2 settimane prima. Il 44enne Joe Soika si trova vicino al suo accampamento, quando all'improvviso, alle sue spalle, avverte un tonfo. Era un tonfo pesante, tanto che avevo pensato che si trattasse di un cervo. Mi sono voltato e ho visto l'orso. L'orso si lancia verso Joe. Ma Joe resta fermo. Era a circa 3 metri di distanza. Gli ho spruzzato sul muso un po' di spray al peperoncino. Si è voltato e ha fatto qualche passo. Poi si è voltato di nuovo verso di me. In quei momenti ti passano per la testa 1 milione di cose. Ho pensato che fosse giunta la mia ora. L'accampamento era a 100 di metri. Così ho cominciato a correre. Ma l'orso continua a inseguirlo. Correva attraverso la macchia e si sentivano i suoi passi pesanti sul terreno. Era a 1 metro da me quando gli ho spruzzato il resto della bomboletta sul muso. Ha fatto un balzo all'indietro, si è voltato e ha cominciato a correre. Ma prima di scappare ha voltato la testa e mi ha guardato. 2 attacchi da parte di orsi neri in meno di 2 settimane. Ed entrambi hanno avuto luogo nello stesso parco naturale dell'Ontario. Joe è riuscito a sfuggire all'attacco, illeso. Ma 10 giorni dopo, il destino di Mark e Jacqueline è ancora incerto. C'è qualcosa che non va nei boschi che circondano il lago Missinaibi.
cosa rende gli orsi di quest'area tanto aggressivi? Attaccheranno ancora? In pochi attimi, la spensierata vacanza di Mark e Jacqueline si è trasformata in una lotta per la sopravvivenza. L'unica speranza di fuga sono le canoe ormeggiate sulla riva. Ma l'orso sbarra la strada a Mark. Non sapendo dove andare, Mark entra in acqua. Ma questa non offre protezione sufficiente. L'animale lo segue fino alla riva, osservando ogni sua mossa, ma non entra in acqua. Poi, appena Mark raggiunge le canoe, l'orso bruscamente si volta e se ne va, scomparendo nella macchia da cui era uscito. I due ora sono soli e hanno disperatamente bisogno di aiuto. Mark pagaia nell'isolato specchio d'acqua del lago Missinai. È una corsa contro il tempo per salvare Jacqueline. Cosa può aver indotto l'orso ad attaccare Jacqueline? Il professor Greg Erickson e l'esperto di comportamento degli orsi Al Erickson indagano sull'incidente. Voglio farti vedere l'accampamento. Jacqueline Perry si trovava più o meno qui. Mark Jordan era laggiù. A un certo punto ha visto un orso che si dirigeva verso di lei. Jacqueline ha avuto appena il tempo di voltarsi, che l'orso era già su di lei. L'ha sbattuta per terra e ha iniziato a colpirla. Quando l'orso l'ha aggredita, Jacqueline era immobile. Io divido gli attacchi in due categorie, provocati e non provocati. Per attacco provocato intendo una situazione come quella di una mamma che difende i cuccioli se vengono disturbati. In questo caso è l'animale che si è avvicinato, dunque non sembra una di queste situazioni. Qualcos'altro ha spinto l'orso ad attaccare. Ma cosa? La maggior parte dei problemi con gli orsi sono legati al cibo. Sebbene gli orsi neri siano classificati come carnivori, non dipendono solo dalla caccia per l'alimentazione. Si cibano anche di bacche, noci, piante, formiche e carogne. Questo fa di loro degli onnivori e soprattutto dei saprofagi. La presenza di numerosi campeggi lungo le rive del lago Missinaibi aveva fornito all'orso delle aree di sosta, nelle quali fare tappa alla ricerca di cibo. Si era introdotto nell'accampamento in cerca di cibo? Solamente dopo aveva deciso di attaccare? Gli orsi hanno un olfatto molto acuto. 7 volte maggiore di quello di un segugio. Un orso può percepire l'odore di un essere umano anche 14 ore dopo che si è allontanato. Se la coppia fosse stata intenta a cucinare, l'odore avrebbe facilmente attirato l'orso alla ricerca di cibo. Si sa se i due stavano cucinando o se avevano acceso un fuoco al momento dell'attacco? No, non stavano cucinando, ma c'era del cibo conservato in contenitori appoggiati sul tavolo. Effettivamente, sul tavolo c'era del cibo. Ma era all'interno di contenitori ermetici che non ne lasciavano fuoriuscire l'odore. L'orso, quindi, non era stato attratto da questo. Ma se l'animale aveva visto altri accampamenti, avrebbe potuto riconoscere visivamente i contenitori usati per il cibo. Forse era veramente alla ricerca di cibo.
So che gli orsi tendono a difendere il cibo, ad esempio la carcassa di un cervo, ma in questo caso non sembra che l'orso, dopo aver fatto irruzione nell'accampamento, si sia interessato al cibo della coppia. Infatti, l'orso è andato direttamente verso la dottoressa Perry e l'ha aggredita. L'orso aveva ignorato il cibo sul tavolo e si era concentrato sull'essere umano. La stessa cosa era accaduta a Joe pochi giorni prima, quando venne attaccato. Joe stava raccogliendo mirtilli. Ne aveva un contenitore pieno in mano. All'inizio pensò che l'orso era stato attratto dai mirtilli. Credevo che volesse i mirtilli, ma erano pochissimi. Li lasciò all'orso, ma la situazione non cambiò. Quando posai i mirtilli a terra, lui non li guardò neanche. Guardava proprio me. Joe aveva provato a urlare e minacciare l'orso, ma non era servito. Aveva dovuto usare lo spray urticante al peperoncino per arrestare l'attacco dell'animale. Ho dovuto usare lo spray 3 volte per riuscire a metterlo in fuga. Mark aveva un coltello ed era stato quello a far fuggire l'orso. Sembra che qualcosa nella zona del lago Missinaibi renda gli orsi neri diversi e letali. Con il corpo maciullato di sua moglie all'interno della canoa, Mark attraversa il lago, mentre fitte lancinanti lo trafiggono ad ogni pagaiata. Sa bene che le possibilità di trovare aiuto in una zona tanto isolata sono scarsissime. Perde molto sangue, ma è ancora vivo e ha un solo desiderio: salvare Jacqueline. Aiutatemi! Mark grida aiuto. Aiuto! Aiutateci, vi prego! Ma l'unica risposta è il silenzio. Jacqueline! Aiuto! Aiutateci! Poi, miracolosamente, 2 uomini sulla riva sentono le grida. Aiutateci, vi prego! Vitas Abrutis e suo figlio Raitis sono emigrati negli Stati Uniti dalla Lituania. L'amore per la pesca e per la natura li ha portati qui. Ma questa è una gita che non dimenticheranno facilmente. Ho sentito qualcuno gridare. All'inizio non ho capito cosa dicesse, poi ho capito che urlava aiuto. Ho detto a mio figlio: è successo qualcosa, va a vedere. Mio figlio è saltato in barca ed è andato incontro a quell'uomo. Raitis accosta la barca alla canoa, dove trova Mark debole e ferito e sua moglie Jacqueline coperta di sangue. Quando mi sono avvicinato, ho subito chiesto: è stato un orso? Soltanto allora Raitis capisce che avrebbe potuto subire la stessa sorte. Quando ho udito le urla, non sapevo cosa stesse succedendo, ma appena ho visto quell'uomo insanguinato, ho capito subito che era stato un orso. Raitis rapidamente ricollega tutto. Meno di un'ora prima, lui e suo padre hanno avuto uno spaventoso incontro con un orso nero. Dopo aver passato gran parte della giornata a pesca, gli Abrutis stanno tornando all'accampamento. Mio figlio era accanto al tavolo e mi ha gridato in lituano:
Mishka, Mishka, che significa orso, orso. Mi sono voltato e a 6 o 7 metri ho visto un orso che si avvicinava. Dal nulla appare un orso nero. L'orso continuava ad avvicinarsi a me, così io ho iniziato ad agitare le braccia e a fare rumore per spaventarlo e farlo andare via, ma non funzionava. Vai via! Non sapendo cosa fare, Raitis afferra un'ascia dal tavolo. Ho preso l'ascia e l'ho sbattuta sul tavolo. Ha fatto un rumore fortissimo, una specie di schianto. Quel rumore mi risuona ancora nelle orecchie. Credo che non sia piaciuto neanche all'orso, perché improvvisamente si è voltato e se n'è andato via. Padre e figlio avevano vissuto anni in un paese popolato da orsi, ma non avevano mai avuto una simile esperienza. A quanto pare, qualcosa aveva portato un orso in un altro accampamento nello stesso giorno. Dopo averlo cacciato, abbiamo deciso di non fermarci lì per la notte e di allontanarci dalla zona di quell'orso. Meno di un'ora dopo l'incontro con l'orso, i due uomini hanno raccolto la loro roba. E quando raggiungono la riva, sentono le grida d'aiuto di Mark. Le speranze di sopravvivenza della coppia sono nelle loro mani. Ho afferrato la canoa per tirarla a riva e ho detto, oh mio Dio, la canoa era piena per metà di un'acqua rossa, mi sta a sangue. Raitis, quasi sopraffatto da quello spettacolo orribile, riesce a riportare a riva la coppia. Poi lui mi ha detto, dobbiamo prendere la vostra barca, aiutatemi a metterla dentro. Non ce l'ho fatta, sono quasi svenuto. Ci ha pensato mio padre. Non sono riuscito a sollevarla, era troppo orribile. Ricordo la sensazione che ho provato sollevandola. Era una ragazza minuta dal peso di 45-50 kg. Mentre la sollevavo mi sono scivolate le dita. Insomma, un dito mi è finito dentro una delle sue ferite e ho notato che c'erano 4 ferite inflitte dagli artigli dell'orso, tutte profondissime. Sollevato per aver trovato aiuto, Mark crolla sul fondo della barca. Le sue ferite rivelano che ha combattuto con coraggio. Aveva una bruttissima ferita. Aveva il muscolo maciullato e sanguinava. Era bianco cadaverico. Aveva perso molto sangue. I due uomini devono trovare aiuto, e in fretta. Ma la loro barca è terribilmente lenta. Non sapevo cosa fare. Non avevamo un kit di pronto soccorso, niente del genere. Così siamo andati avanti. Poi la situazione inizia a peggiorare rapidamente. Lui cominciò a tremare. In quel momento pensai che ci saremmo ritrovati presto con 2 cadaveri nella barca. Sono a più di 300 chilometri dall'ospedale più vicino. Le speranze per la giovane coppia iniziano a svanire. Poi, in lontananza, i due uomini avvistano una chiatta. Abbiamo iniziato a gridare «Ehi, ehi, ehi!». Urlavamo come pazzi e alla fine ci hanno visto. A bordo della chiatta ci sono un medico e un agente di polizia fuori servizio. È uno straordinario colpo di fortuna. Ma è troppo tardi. Cosa ha spinto 2 orsi neri ad attaccare nel giro di un'ora? E dove sono gli orsi adesso?
L'orso che ha attaccato Jacqueline e suo marito è ancora in giro. Ma non è chiaro se si tratti dello stesso orso che ha minacciato gli Abrutis appena un'ora prima. Il dottor Douglas Brooks, incaricato di indagare sull'attacco subito dai Perry, ha esaminato i siti degli accampamenti. Questa è una mappa del Parco Nazionale di Missinaibi. Il loro accampamento era più o meno qui, sul lato nord del lago. C'era un altro accampamento a circa 500 metri più a est, dove si trovavano padre e figlio. L'accampamento della coppia e quello degli Abrutis erano a mezzo chilometro l'uno dall'altro. È probabile che sia lo stesso orso. Sì, è estremamente probabile. L'orso, quindi, avrebbe potuto spostarsi facilmente dall'accampamento degli Abrutis fino a quello della giovane coppia. Ma lo stesso orso poteva essere incolpato anche dell'attacco a Joe 2 settimane prima? È stato segnalato un altro caso di aggressione. Un uomo è stato attaccato da un orso nero e si è difeso usando lo spray urticante. L'accampamento di Joe era solo a 1 chilometro dagli altri siti, ma sulla sponda opposta di un lago enorme. L'orso, quindi, avrebbe dovuto percorrere 80 chilometri per aggirare il lago dall'accampamento di Soika e raggiungere la sponda opposta via terra. Non è certo una distanza insormontabile per un orso nero. Ma c'era una via più semplice da fare. Gli orsi nuotano spesso. Un lago non è certo un ostacolo per loro. Gli orsi sono nuotatori eccellenti. Possono nuotare per oltre 2 km in acqua dolce e quasi 15 km in acqua salata. L'orso polare, classificato come mammifero marino, può percorrere a nuoto fino a 100 km. Il corpo di un orso ha riserve di grasso che lo aiutano a mantenersi a galla. Inoltre ha una muscolatura ben proporzionata. Queste creature possono nuotare senza sosta a una velocità di quasi 10 km orari. Quindi per un orso, un lago non è una barriera. Sospetto che si tratti sempre dello stesso orso. Sono d'accordo. Potrebbe essere un solo orso il responsabile dei 3 attacchi verificatisi nell'arco di 2 settimane nello stesso parco dell'Ontario. Qualcosa ha reso questo animale particolarmente pericoloso. E potrebbe non essere l'unico. Scott Skin, Ed McKay e Peter Moore, guardie forestali, lavorano in un'area remota a centinaia di chilometri dal lago Missinaibi. Sono abituati a vivere a stretto contatto con la natura. Ma in questo viaggio la natura ha in serbo qualcosa di inatteso per loro. Il 23enne Peter è il più giovane del gruppo. Dormirà in una tenda appena comprata, mentre Scott e Ed passeranno la notte in un camper. Al calare della notte, tutto è tranquillo. Poi, improvvisamente, Scott e Ed vengono svegliati da grida terrificanti. L'orso aveva fatto crollare la tenda di Pete e questa l'aveva intrappolato. E adesso l'orso lo stava mordendo. L'orso ha intrappolato Peter. Raccolsi delle pietre, ma esitavo a lanciarle. L'orso non fugge. Ho sentito Scott che mi gridava: va alla macchina, presto. Mi sono messo a correre. Sono salito in auto e mi sono messo a suonare il clacson. Ma l'orso non si è mosso.
Nel momento in cui Ed ha messo in moto la macchina, ho colpito l'orso con una pietra. A quel punto l'animale si è distratto e si è allontanato. Peter è stato fortunato. È sopravvissuto alla sua disavventura. Il ricordo più vivido che ho dell'attacco è che l'orso aveva una consistenza morbidissima. A un certo punto sembrava di essere sul cuscino più morbido del mondo, ma pochi secondi dopo mi ha colpito alla spalla. Ho tentato di proteggermi il volto e il collo con le mani, ma ero del tutto inerme. Non potevo difendermi in alcun modo. C'era ben poco che potessi fare. Devo la mia vita a Scott ed Ed. Ci sono stati altri attacchi di orsi neri in aree diverse del lago Missinaibi. Secondo le autorità, gli orsi neri hanno attaccato 12 persone in tutto il Canada. E tre di loro hanno perso la vita. Uno dei motivi potrebbe essere legato al clima. Quell'estate era insolitamente calda e aveva indotto molte più persone a godersi i grandi spazi del Canada. I parchi dell'Ontario avevano avuto un numero record di visitatori, oltre 10 milioni nel corso della sola estate. E visto che i parchi sono il territorio degli orsi, gli incontri ravvicinati erano inevitabili. La possibilità di interazione con l'uomo è aumentata a causa del grande interesse che c'è oggi per il campeggio. Ma il problema non è soltanto la presenza dei campeggiatori. Si stima che in Nord America vivano circa 800.000 orsi. Solo in Ontario ne vivono quasi 100.000 e il loro numero sta aumentando. Probabilmente la combinazione più uomini e più orsi può aumentare il rischio di incidenti, ma non spiega cosa abbia indotto questo timido animale ad attaccare. Alcuni ritengono che il problema, quella particolare estate, arrivasse dal cielo. Il bel tempo, che aveva portato più persone nelle aree naturali del paese, aveva significato una diminuzione delle precipitazioni. Questo aveva creato le condizioni per la siccità e messo in pericolo una delle principali fonti di cibo degli orsi, le bacche. So che la stagione delle bacche era stata particolarmente povera. Pensi che ciò possa aver indotto gli animali a cercare una fonte di cibo alternativa, portandoli a visitare gli accampamenti dell'uomo? Qualcuno ha ipotizzato che questa sia la ragione dell'aumento degli attacchi. Ma la teoria non mi convince. L'orso è onnivoro e può cibarsi di moltissime cose. Gli orsi non si cibano solo di bacche. Settembre è il periodo dell'anno in cui il cibo di qualsiasi natura è più abbondante. Se la causa scatenante non è stata la fame, quale motivo può aver indotto gli orsi ad attaccare l'uomo? Qualunque cosa sia, ha messo a rischio le vite di Jacqueline e Mark. Sul lago Missinaibi la situazione si fa sempre più grave, minuto dopo minuto. Gli uomini aiutano Mark a salire sulla chiatta, mentre lui li implora di aiutare sua moglie. Aiutate mia moglie! Purtroppo era già tardi. Usando un modello delle stesse dimensioni, il dottor Brooks dimostra la gravità delle ferite riportate da Jacqueline e ci dà un'idea della potenza e della furia che caratterizzano l'attacco di un orso nero. Jacqueline Perry ha subito ferite molto gravi. Le può descrivere? Aveva lesioni molto estese, dalla sommità della testa fino ai piedi.
Le lesioni più gravi sembravano quelle al capo e al torso. Presentava un'ampia lacerazione al cranio, numerosi morsi al petto, varie ferite provocate dagli artigli in tutto il corpo e il petto risultava schiacciato. Probabilmente morta dissanguata nell'arco di 3-6 minuti, in modo molto veloce. Le ferite di Jacqueline erano troppo gravi. Dobbiamo andare. Non c'è più niente da fare per lei. Ora tutti gli sforzi si concentrano per salvare Mark. Scioccati, gli Abrutis seguono la chiatta con il corpo di Jacqueline. Nell'arco di un'ora, Mark viene aviotrasportato al più vicino ospedale. Ha perso molto sangue e le sue condizioni sono critiche. Intanto il Dipartimento dei Parchi Provinciali dell'Ontario dichiara lo stato di allerta. Viene organizzata una battuta di caccia all'orso feroce. E le guardie forestali attraversano il grande parco per avvertire i campeggiatori della minaccia. Ben presto capiranno che dietro quegli attacchi potrebbe nascondersi un movente del tutto inaspettato. In Canada, durante i mesi autunnali, il cambiamento di stagione pone gli orsi neri di fronte a una serie di sfide. Devono a ogni costo accumulare quelle riserve di grasso che li manterranno in vita durante il letargo invernale. Ma con l'aumento della popolazione degli orsi e la penuria di bacche, la competizione per il cibo disponibile è feroce. Spinti da un appetito insaziabile, gli orsi sono alla costante ricerca di cibo. L'orso che ha attaccato Peter era stato talmente tanto temerario da fare visita allo stesso accampamento qualche ora prima. L'orso era già stato all'accampamento quella sera. Lo avevamo spaventato ed era fuggito nella macchia. Se era venuto in cerca di cibo, non aveva avuto fortuna. L'orso non aveva trovato niente. L'accampamento era molto pulito e non pensavamo che l'orso potesse tornare. Non ce ne preoccupammo affatto. Non c'era cibo né rifiuti che potessero attirare l'orso all'accampamento. La tenda era perfettamente pulita. Avevo solo un libro e una torcia per leggere. Non c'era nient'altro dentro. Eppure l'orso era tornato e aveva attaccato. Non c'era niente nella mia tenda. Sospetto quindi che volesse proprio me. Sembra che l'orso stesse dando la caccia a un umano. Tutti gli orsi, inclusi gli orsi neri, hanno iniziato il loro percorso evolutivo come carnivori e hanno ovviamente conservato l'istinto predatorio. In rari casi possono dare la caccia a prede umane e ucciderle. Quando ciò accade, l'orso si comporta in un modo particolare. Abbassa la testa, drizza le orecchie e fissa negli occhi la sua preda. Avanza lentamente e non è facile dissuaderlo dal suo intento.
Nell'oscurità Peter e gli altri non hanno visto l'orso avvicinarsi. Mi ha caricato mettendosi subito in posizione di attacco, senza la minima esitazione. Ce l'aveva proprio con me. Non appena ha capito che lo avevo visto, mi si è scagliato contro. L'orso incontrato dagli Abrutis si era comportato nello stesso modo. Quando ho visto l'orso, ho capito subito che qualcosa non andava, perché si muoveva in modo strano. Teneva la testa bassa, gli occhi così. Sono certo al 100% che se ci fossimo messi a correre, ci avrebbe inseguiti e attaccati. I dettagli della lotta di Mark con l'orso rivelano che anche questo animale era concentrato su una sola persona. L'orso lo ha morso alla nuca, lo ha sollevato da terra e poi lo ha sbattuto giù. Questo è molto interessante e ci rivela le intenzioni dell'animale. L'orso aveva puntato la donna come preda e considerava l'uomo un concorrente che minacciava di rubargliela. L'orso non si è curato di Mark se non quando l'uomo si è frapposto tra lui e la preda. Il suo obiettivo principale era proprio Jacqueline. L'orso aveva visto negli umani delle prede e aveva dato loro la caccia. A quel punto, diventa della massima urgenza rintracciare l'orso che ha ucciso Jacqueline. È ferito ed è un predatore pericoloso. 4 giorni dopo aver teso la trappola, le guardie avvistano un orso nei pressi della zona dell'attacco e lo abbattono. Ma si tratta dell'orso giusto? Un'autopsia rivela ferite inflitte da un coltello sul dorso e sul collo. Queste ferite da arma da taglio potrebbero essere quelle che Mark Jordan ha inflitto all'orso? Sì. Dunque si tratta dello stesso orso? La certezza ce l'ha data l'analisi del DNA. Com'è stato possibile farla? Confrontando le tracce di sangue rimaste sul coltello usato da Mark e il sangue della vena giugulare dell'animale. È stato dimostrato al 99,9% che si trattava dello stesso orso. Dunque il sangue sul coltello stabilisce che questo è l'orso che ha attaccato la coppia? Sì. Questo è l'orso che ha ucciso Jacqueline? Sì, senza dubbio. L'autopsia dell'orso nero che ha ucciso Jacqueline e che ha attaccato gli altri rivela un ulteriore e ultimo indizio. L'animale era un giovane maschio. La competizione tra i maschi per dominare una certa area è costante e feroce, specialmente quando la popolazione degli orsi è in crescita. Un individuo che osa con successo attaccare una grossa preda, ad esempio un essere umano, guadagna un vantaggio sugli altri orsi e acquisisce le proteine di cui ha bisogno per l'inverno. La tensione della concorrenza può portare questo animale, solitamente mansueto, ad atti estremi. E l'orso che ha ucciso Jacqueline aveva già collezionato vari insuccessi. Non era riuscito ad aver ragione di Joe qualche giorno prima. Né di Vitas e Raitis Abrutis pochi minuti prima. Questi eventi avevano probabilmente spinto l'orso a esibire un comportamento violento, che era sfociato nel fatale attacco a Jacqueline.
Non sappiamo come mai alcuni orsi siano disposti a correre simili rischi. Il comportamento degli orsi varia da esemplare a esemplare, sulla base delle esperienze individuali. In rari casi il carattere e le circostanze possono mutare un orso in mangiatore di uomini. Il comportamento predatorio degli orsi neri è ancora un fenomeno raro. Per ogni uomo ucciso da un orso nero, ne muoiono 17 morsi dai ragni, 25 dai serpenti, 67 dai cani e 180 punti dalle api. Ma ciò non significa che non ci sia pericolo. La gente deve capire che si tratta di animali selvaggi e che l'eventualità che incidenti di questo tipo si verifichino esiste. Penso che simili tragedie accadranno sempre più spesso. In un mondo sempre più piccolo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio e creare un ambiente che permetta all'uomo e agli animali di prosperare e di approfittare dei frutti della natura. Finché non raggiungeremo un tale equilibrio e non impareremo a comprendere meglio la complessità del comportamento degli animali, il cacciatore a volte diventerà inevitabilmente la preda.